Papà, perché il governo americano è il migliore del mondo? Per il nostro sistema di appelli infiniti. Non è che stai scrivendo quello che ho detto, vero? Mm-hmm. No, aspetta un momento. Qual è il titolo del tema? Perché il governo americano è il migliore del mondo. L'ha inventato la tua professoressa? Sì, perché? Ah, beh, sorvolo sugli evidenti problemi sintattici per il momento e mi concentro sul nucleo della domanda. A. Il governo americano è il migliore del mondo? E B. Cosa risolve un governo migliore? La povertà? Il crimine? L'istruzione? Quella americana non è la migliore, forse neanche migliore di tante, però abbiamo un governo che dà molto spettacolo. Papà! Va bene. Sai che vuol dire tutte STR? Stronzate? Sì, esatto. Stronzate, se mi permetti, è l'unica risposta che questa domanda merita di avere. Perché anche se l'America avesse il governo migliore, non potresti dimostrarlo. Quante pagine devi fare? Due pagine. Due pagine? Di sicuro non in due pagine. E allora che cosa posso scrivere? Puoi scrivere quello che vuoi. E cioè? Non lo so, scrivi dell'incredibile capacità dell'America di trarre profitti dall'abbattimento delle tariffe doganali e dall'uso di manodopera in paesi del terzo mondo. Oppure di quanto siamo bravi a giustiziare i delinquenti. Sono tutte risposte esatte. Davvero posso farlo? Questo è il bello della discussione. Se argomenti in modo giusto, non hai mai torto. Papà, se finisco entro un'ora, possiamo stare svegli tutta la notte? Questa è una transazione, non una discussione.